Dunque, vabbè, venendo a noi, io sono qui perché con un gruppo di geografi all'Università di Siena abbiamo fatto un po' le pulci a Airbnb, che è questa piattaforma che immagino riconosciate tutti, che permette di mettere una parte della propria casa o l'intera propria casa a disposizione di qualcuno che la voglia abitare per un periodo più o meno ridotto di tempo, insomma, immagino lo sappiate. E quello che noi in realtà stiamo facendo una riflessione un po' più ampia sui centri storici, sulla disneyficazione dei centri, insomma, delle cose di cui un po' si è parlato anche prima. E abbiamo iniziato a guardare Airbnb semplicemente perché sapevamo come prendere i dati, cioè sapevamo come andare lì e scaricarci tutto il sito e poi analizzarlo. E volevamo fare questa operazione semplicemente per avere un quadro di quello che sta succedendo nei centri storici italiani. Il nostro focus principale all'inizio era guardare che cosa succedeva nei centri. Cercherò di essere brevissimo. Le cose più interessanti, a mio modo di vedere, che abbiamo trovato riguardano, tanto per cominciare, la quantità. Cioè, noi abbiamo scaricato tutte le inserzioni che c'erano su questo sito in 13 città italiane, due anni fa e l'anno scorso, in realtà, 2015-2016. E abbiamo fatto un calcolo molto banale, che è quello di rapportare il numero di case intere che la gente offriva su Airbnb con il numero di case che esistono nelle città italiane da censimento, diciamo. Quindi abbiamo fatto una divisione ed è venuto fuori che in posti come, uno a caso, Firenze, dentro la città storica, quindi dentro i viali, noi abbiamo isolato la zona dei viali, quindi non tutta la circoscrizione 1, ma solo la parte che è contenuta nelle mura, diciamo, per intenderci, in pratica una su cinque, quasi, cioè il 18% di tutto il patrimonio immobiliare sta su Airbnb, offerto come casa intera. Sapete, loro possono offrire una stanza, un posto letto oppure un intero appartamento. E questa cosa noi ci ha molto turbato, anche perché se voi andate a leggere quello che è successo in giro per il mondo, voi sapete, immagino che Airbnb ha creato abbastanza problemi in varie città del mondo, e le amministrazioni locali, quando questo numero arrivava intorno al 5-6%, si iniziavano a preoccupare, perché cioè, qualcosa stava qualcosa di disutile, diciamo così, sembrasse stava succedendo. Il luogo in Italia che ha la proporzione più alta è Matera, se vi interessa, nella zona dei Sassi diventano 1 ogni 4. La zona dei Sassi in realtà, cioè, secondo me, non è paragonabile al centro di Firenze, perché i Sassi diciamo, hanno avuto vicende demografiche diverse. Io penso che Firenze sia quella più, cioè, che risalta. A Roma è l'8%. E dal mio punto di vista questo numero, questa cosa che sta succedendo fa parte di un fenomeno più ampio, che tasselli del quale sono quelli che hanno descritto le persone che hanno parlato prima di me. E io, cioè, mi sono occupato di città inglesi per un certo periodo, e quello che io vedo è che secondo me la struttura delle città italiane, le città storiche italiane, sta cambiando e si sta avvicinando molto al modo in cui sono fatte le città del mondo anglosassone. Nelle città del mondo anglosassone il centro non è abitato, nel centro ci si va a lavorare, ci si va a fare shopping, ci si va a divertirsi la sera e ci stanno i turisti, e questo già da un bel po', diciamo. Peraltro, ecco, grandi parti dei centri delle città anglosassoni sono totale appannaggio del capitale transnazionale, cioè le grandi multinazionali possiedono interi pezzi di centro, e i fondi di investimento sovrani dei paesi arabi possiedono porzioni grandi dei centri delle città più importanti del mondo anglosassone, e questo qualcosa di simile sta succedendo anche qua. E tra l'altro, in maniera sinistra, a mio modo di vedere, noi guardare a quello che succede nel mondo anglosassone è utile, perché noi lo seguiamo a una trentina d'anni di distanza. Cioè, la svendita del patrimonio pubblico è iniziata con la Thatcher, come diceva lui, 30 anni fa.
l'interesse dei grandi fondi di investimento, le gated communities, cioè i posti chiusi con le guardie dove entrano soltanto i residenti, se va tutto bene così, sono iniziate là. Il DASPO urbano, con questo nome demenziale, è più simile secondo me all'ASBO che c'è in Gran Bretagna che al DASPO in Stato. Quindi io credo che noi ci siamo incanalati in quell'audio là e andremo a osservare che cosa succede. Va bene, tornando a noi, noi diciamo ci siamo avvicinati a Airbnb con un atteggiamento piuttosto ecumenico, cioè noi non volevamo attaccare Airbnb, anche se poi alla fine quello che è venuto fuori è sembrato una sorta di attacco, anche perché vi invito a riflettere sul fatto che non è necessariamente un male che ad appropriarsi dei benefici di questa mole di turisti che arrivano ogni anno a Firenze o in altre città italiane non siano soltanto i soliti noti, cioè non sono dei grandi alberghi, i bottegai che vendono frusaglie, così, ma un modo per potrebbe essere, se la retorica originaria di do un po' di spazio per un po' di tempo, potrebbe essere un modo in qualche modo per diffondere in maniera un po' più equa i benefici del turismo, se in un mondo ideale. E, però passo successivo dello studio che abbiamo fatto è stato andare a stimare chi guadagna quanto. E l'abbiamo fatto insomma sempre ciancicando con i dati. E ora non sapevo che ci sarebbe stato un proiettore, altrimenti avrei fatto vedere dei grafici bellissimi. Non era che ritorno. Però vi basti sapere che la distribuzione degli introiti che noi abbiamo stimato, per difetto peraltro, della piattaforma è molto diseguale. È molto diseguale perché segue la curva con la coda lunga, per cui ci sono pochissimi individui, in questo caso pochissimi host, li chiama la piattaforma, ovvero di quelli che mettono una casa a disposizione, che guadagnano tantissimo, e tantissimi che guadagnano pochissimo. È vero che ci sono degli attori molto grandi all'interno della piattaforma, va bene? Ci sono delle entità che dispongono anche di svariate decine di appartamenti in affitto, quando non centinaia. E all'interno di questo fenomeno si racchiude l'industrializzazione della piattaforma, cioè queste sono agenzie immobiliari. Ora, quando voi guardate su Airbnb sembra che siano tutte casine, tutti la figurina del personaggio sorridente, ciao sono Marco, così poi va a vedere Marco ha 96 appartamenti a Firenze e 50 a Milano, chiaramente Marco è un'agenzia, si sorride, ma in realtà non sono un'agenzia, ci sono agenzie anche non italiani, sovranazionali che fanno questo e usano la piattaforma per pubblicizzarsi e questa cosa io non la sapevo, però è emersa da quando siamo andati poi a guardare dentro, a spacchettare i dati. Però la disuguaglianza di Airbnb è interessante perché è una disuguaglianza su tre livelli. Il livello individuale tra gli host, quindi ci sono alcuni che guadagnano tantissimo e altri che guadagnano pochissimo, anche non tenendo conto di quelli che poi in realtà sono aggregati, tipo le agenzie immobiliari. Poi c'è un secondo livello di disuguaglianza che è quello livello urbano, perché chi ha l'appartamento in centro guadagna molto di più di chi ce l'ha fuori dal centro, e questo sembra scontato, però dai dati traspare in maniera abbastanza chiara, per cui la distribuzione delle risorse del turismo che fa Airbnb è piuttosto sbilanciata nei confronti di a vantaggio di coloro che possono affittare una casa in centro, che generalmente sono coloro che si tende a pensare a coloro che dispongono già di più risorse a monte, quindi in un certo senso avvantaggia chi è già avvantaggiato. E poi c'è una terza disuguaglianza che è quella globale, perché se io vengo da Napoli, vengo a Firenze a casa sua e sto 3 giorni e gli do 100 euro,
10, 15, 18, non si sa bene, questi 100 euro vanno in Silicon Valley, cioè vanno in California, lì nella Bay Area, dove già si ammassa una buona parte della ricchezza globale. Per cui quello che potrebbe essere una microtransazione tra me e lui, magari diciamo un atteggiamento anche benevolo, voglio dire, no? Però nello stesso momento in cui accade, sta drenando risorse da casa sua a Firenze a Berkeley, California, dove molte risorse. Lo stesso succede con Uber, insomma, il capitalismo delle piattaforme. Poi recentemente BlaBlaCar funziona, sì, adesso si prende la percentuale fino a qualche mese fa. Io non l'ho mai usato, perché sono sociopatico, devi restare in una macchina. Particolare, uno su quattro è un polizio. E dunque, sì, diciamo, queste sono le cose principali che ci hanno fatto riferire. E all'interno, diciamo, di questi host che listano grandi proprietà, cioè diciamo, gran numero di unità immobiliari, ci sono, è vero, le grandi, insomma, grandi agenzie anche internazionali, ma ci sono anche diciamo, persone che si sono improvvisate amministratori di proprietà altrui, diciamo così. Immagino che sia uno dei nuovi mestieri che vengono fuori con queste magnifiche sorti progressive del capitalismo delle piattaforme. E ci dicono anche qualcosa sul ruolo dell'Italia, secondo me, nell'economia globale, che forse io quando c'era Marco D'Eramo non c'ero, però il libro l'ho letto. Noi l'Italia, la ristrutturazione dell'economia, noi siamo un grande bed and breakfast, diciamo, un grosso agriturismo, noi possiamo stare qua, aspettiamo che venga la gente, che facciamo la pizza, cioè, e secondo me questo è. Ora, concludo, cioè, le cose importanti ve le ho dette, però il che fare secondo me è importante, perché quando uno incomincia a dire allora no, Airbnb non va bene, incomincia a fare la parte del luddista ed è molto semplice, come dire, di smetterlo. Invece, cioè, bisogna ragionare in maniera, come dire, strategica, in maniera proattiva, bisogna cercare, perché l'idea originaria, cioè diffondere i benefici del turismo, non è sbagliata, va bene? Cioè se si riuscisse a fare, senza mandare soldi in California, e su scala locale, diciamo allocando le zone, tra virgolette, perché noi abbiamo visto che c'è questa sproporzione sul centro, diciamo l'80% delle case che abbiamo stanno dentro il centro, però è necessariamente sbagliato provare a portare i turisti fuori dal centro, che in zone che magari non vedrebbero, con un incentivo fiscale, se la piattaforma non fosse gestita da una multinazionale californiana ma da un'amministrazione locale illuminata. Io sto sognando, però cioè, cerchiamo di immaginare, invece di dire no, questo non va bene, cerchiamo di immaginare un possibile uso proattivo del modello, diciamo, perché il modello, quando noi con Gianni facciamo sempre, quando facciamo le nostre chiacchiere, diciamo, in realtà le cose come Uber e come Airbnb torneranno utili dopo la rivoluzione, perché in realtà è un buon modo per mettere, diciamo, per ottimizzare le risorse, va bene? Se io ho una macchina e c'è un'applicazione che rende molto semplice per me sapere che c'è gente che ha bisogno di un passaggio, quella è un'ottima cosa, se però, diciamo, la gestiscono i buoni, piccolo passaggio, no? Quel dettaglio, però ecco, noi già pensiamo, come diceva qualcuno di cui adesso ricordo, pensiamo come se il mondo che sogniamo ci fosse già, e immaginiamo come si potrebbero usare queste piattaforme in una maniera completamente diversa. Poi se volete vedere le figurine, sì.